Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi vi parlo ancora di Tesori d'Oriente, delle nuove uscite. Ormai questa saga è diventata lunghissima, vi ho parlato praticamente di tutti i profumi Tesori d'Oriente, almeno quelli in mio possesso, che non sono discontinuati e che magari erano presenti in passato. E oggi siamo finalmente alle nuove uscite, in particolare Karma. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi qui su Profumizio, su YouTube, su Instagram Profumizio Fabrizio e anche su Vinted, dove sono come Profumizio, dove ci sono dei profumi che escono dalla mia collezione e che cercano casa. Allora, veniamo subito alla nuova uscita, questo bellissimo flacone arancio che è Karma. Bellissimo, sono riuscito un pochettino a provarlo, a testarlo in questi giorni, quindi è una nuova uscita del 2023. C'è anche il bagno schiuma e il doccia schiuma. Il bagno schiuma mi sembra che si chiami bagno schiuma cremoso. E poi c'è il doccia schiuma che è nella confezione, diciamo, che può essere portata in giro per farsi la doccia. Allora, questo profumo sulla confezione viene indicato fiore di nasci e legno di cedro. Quindi le note principali che vengono indicate sono note floreali e una nota legnosa. Questo profumo appunto entra negli altri rituali di Tesori d'Oriente e richiama un po' i rituali dell'induismo, quindi il rituale che viene definito, tanto me lo spruzzo, questo rituale karma che celebra il potere delle buone intenzioni, della gentilezza per attivare l'energia positiva e sollevare lo spirito. Allora, è un profumo che è in apertura il bergamotto e il limone, però un'apertura che devo dire che rispetto alle prime volte utilizzandolo sento sempre di meno. È un'apertura agrumata, però non frizzante, piacevole, forse un po' più fruttata, proprio della polpa del limone o del bergamotto. Poi ci sono queste petali di nasci, queste note floreali. Questa pianta appunto che produce questo fiore e questo frutto che è una specie di mela e pera insieme, molto buono, molto succoso, si trova anche da noi in commercio. E poi il legno di cedro. Allora, quello che io avverto soprattutto è la nota legnosa. Un legnoso agrumato molto dolce, molto avvolgente. All'inizio mi sembrava molto più fresco quando l'ho spruzzato la prima volta, invece utilizzandolo è un profumo abbastanza avvolgente, abbastanza profondo. Infatti lo vedrei più per l'autunno, per l'inverno, anche se penso di utilizzarlo quest'estate, magari nelle sere un pochettino più fresche. Effettivamente è un profumo molto molto piacevole. Appunto, le prime volte che l'avevo sentito veniva fuori questa nota di bergamotto e di limone di più. Adesso, man mano che lo risento e l'ho utilizzato, sento soprattutto questa parte legnosa, sento tanto il legno di cedro e una nota che nell'insieme è fruttata. Comunque è un profumo molto molto piacevole. Appunto, lo vedrei, a differenza di quello che avevo detto all'inizio, per esempio sotto i commenti di Donatella Di Cicco, che saluto, ciao Donatella, un bacio, quando l'aveva presentato lei, appunto io l'avevo appena acquistato e sentivo appunto questi agrumi, questo legnoso agrumato, mi sembrava molto adatto all'estate. Invece effettivamente ha una grande profondità, trasmette un senso di pace, di buone intenzioni, di gentilezza. Per quello la descrizione la trovo accurata.
Ricordiamoci però, ecco, cercando qualche notizia, vabbè, karma vuol dire agire, fare, quindi il karma per gli induisti e poi per i buddisti è il nostro agire quotidiano, e secondo loro quello che facciamo è un pochettino dovuto, adesso io lo spiego in maniera naturalmente molto semplicistica, a quello che abbiamo fatto nelle vite precedenti. E quindi anche se un'azione ci sembra dettata dal caso, non è così. È legata a qualcosa che abbiamo già vissuto e che man mano porta nelle varie reincarnazioni la nostra vita a raggiungere l'essere supremo, alla suprema beatitudine. Quindi il karma, insomma, nell'induismo non è inteso come lo intendiamo noi, come lo intende anche Tesori d'Oriente, che infatti è un'azienda italiana, queste buone intenzioni, questa gentilezza che attira le energie positive, solleva lo spirito, quindi c'è un pochettino, si discosta, insomma, però un profumo che vedrei adatto appunto alla meditazione, allo yoga, perché è un profumo comunque che è zen, che è spirituale, ha un qualcosa effettivamente di spirituale. Richiamo un pochettino anche, potrebbe essere un tempio, naturalmente un tempio non cattolico. Buono, mi piace, si sente anche abbastanza rispetto agli altri, soprattutto sulla pelle, perché sui tessuti, come vi ho già detto, questi profumi mi durano parecchio. Quindi questo è Karma. Un profumo particolare da sentire, a me non ricorda nessun altro profumo per il momento, buono, se c'è il tester sentitelo, se no appunto si può acquistare a scatola chiusa, costa tra i 3 e i 5 euro, l'ho visto anche a 6, però vabbè, comunque sempre prezzi contenuti. Sempre in contemporanea a Karma è uscita anche la nuova versione di Royal Oud, che prima era appunto Royal Oud dello Yemen, ve l'avevo già presentato, un profumo che mi piace molto, che sa di miele, spezie ed ambra, che mi fa sentire molto pulito, molto in ordine, quello originale. Questo è molto diverso, anche se forse l'asciugatura gli assomiglia. Le note di Royal Oud non sono state cambiate da Tesori d'Oriente, perché parla sempre di incenso, mandarino e fresa in apertura, pesca, benzoino, garofano e mughetto nel cuore, sul fondo miele, spezie, ambra, oud e note talcate. Quello che sento io nell'altro, che adesso non ho qui, volevo fare una comparazione, però la faccio così, diciamo a voce, che è quello oro e nero, invece questo vedete è maggiormente decorato. In quello vecchio io ci sentivo tanto il miele, la cannella, l'ambra e queste note talcate. Infatti era un profumo che tutti mi dicevano che sapeva di pulito. Qualcuno dice che sa un pochettino di detersivo per pulire i mobili, però è un profumo che a me piace, che tra l'altro mi dura anche parecchio e comunque mi sta bene, perché ogni volta che lo metto mi fanno i complimenti. Anzi, mi era capitato anche a una persona che lavorava con me, che l'ha sentito e ha detto: dimmi che profumo hai, e gli ho detto: oh, il Tesori d'Oriente. E questa persona non ci credeva, gli ho detto: sì, ti giuro che è il Tesori d'Oriente. E gli ho detto: se vuoi, se non ti offendi, te lo regalo. L'avevo appena preso e gliel'ho regalato, il profumo era quello, quindi è un profumo che su di me ha molto successo. Anche questo l'ho utilizzato, adesso lo spruzzo. Questo però è diverso, si sente lo zafferano moltissimo,
Poi, senz'altro, una nota fiorita che potrebbe essere una rosa, ha qualcosa del Rose Gourmand di Zara Intense Café, perché appunto c'è zafferano, rosa e poi la vaniglia e la pralina, e anche qui forse l'ambra che non viene dichiarata. Infatti molti, anche Mauro del canale Mauro e Profumi, anche lui lo saluto, l'hanno associato allo Chagall Food. Effettivamente gli assomiglia moltissimo. In questo, a differenza dell'altro, la nota dell'oud si avverte di più, in asciugatura si sente. È un profumo che anche vagamente, in maniera molto molto più morbida, assomiglia al Baccarat Rouge, perché lo zafferano in apertura è simile e poi ha questa chiusura dolce, questo un po' meno medicinale, appunto più morbido, però non so, ha quelle vibrazioni del Baccarat Rouge. Secondo me, se a una persona piace il Baccarat Rouge, questo lo Chagall Food possono piacere sicuramente. Quindi l'azienda non ha cambiato le note, anche se appunto nell'altro si sente molto l'ambra, il miele, le note talcate e la cannella. Infatti secondo me si sente molto la cannella. Qui si sente la pralina, lo zafferano e la vaniglia. Quindi lo fanno assomigliare moltissimo, concordo con Mauro, con lo Chagall Oud. È un profumo buono, anche questo dura parecchio, insomma tutto il giorno, anche questo piace molto, acchiappa complimenti, e buono. Io ho fatto un po' di scorta dell'altro, perché comunque è un profumo che mi piaceva, perché questo appunto è diverso, forse leggermente in asciugatura, però io qua ci sento tanto la pralina e la vaniglia, quindi è molto diverso dall'altro, che è più ambrato, più speziato e più mielato. Questo non è mielato per niente. E questo è Royal Oud nuova versione. Visto che vi ho parlato di Mauro, ringrazio Mauro per avermi regalato questo profumo che è discontinuato, di Tesori d'Oriente, che è Ambra Indiana. Me lo spruzzo e vi leggo le note: menta, note verdi e bergamotto, nel cuore lavanda, cannella, cardamomo, fiore d'arancio e mughetto, sul fondo ambra, vaniglia, fava tonka, muschio e sandalo. Allora, è un profumo molto fresco in apertura, si sente queste... la menta secondo me no, ma un bergamotto verde sì. Poi c'è il cuore speziato, comunque molto piacevole, viene fuori anche la lavanda, il fiore d'arancio, è uno speziato molto piacevole. E poi sul fondo secondo me si sente molto la parte muschiata, leggermente ambrata. Infatti il nome secondo me è fuorviante, anche se un pochettino in asciugatura mi ha ricordato un po' quegli incensi indiani, quando si asciuga, ma quando arrivate alla sera, quando si è asciugato benissimo sulla pelle, lascia quella sensazione, secondo me, un pochettino che richiama l'India, gli incensi, quelli che si bruciano, insomma, anche dentro casa. Anche questo, come Africa, di cui vi avevo già parlato, viene un pochettino paragonato alle Mal di Jean-Paul Gaultier. Effettivamente è un profumo su quella lunghezza d'onda. Però questo secondo me è un pochettino più fresco. Infatti il nome, ambra indiana, uno immagina un profumo ricco, speziato, super ambrato, magari con gli incensi, e il profumo è diverso. Anche se ha questa asciugatura, che ricorda vagamente, dopo averlo avuto indosso tutto il giorno, di incensi bruciati, quegli incensi che utilizziamo
in casa. Comunque ringrazio Mauro perché è stato un regalo molto gradito, poi appunto questo non si trova più. È un profumo piacevole, questo lo trovo adatto anche per l'estate, magari sempre non con i 40-50 gradi, perché veramente quando c'è così caldo non, magari uno apprezza soltanto le acque profumate, almeno secondo me. Oppure io vaporizzo leggermente i vestiti con il profumo che mi piace, la maglietta, la canottiera, però quando c'è molto caldo, insomma, anche i profumi a volte pesano, ce ne sono rari, insomma, che magari la menta agrumata, almeno secondo me, che regalano una sensazione di freschezza. Vi parlo poi dell'ultimo profumo che era rimasto fuori dalla mia carrellata, me ne sono accorto quando ne ha parlato l'amica Stefi Saturnina del canale Saturnina, anche lei saluto e bacio, che è Ayurveda. Io qui ce l'ho nella versione ammorbidente, però anche il profumo naturalmente non lo trovavo e ho detto accatto l'ammorbidente, tanto che sto facendo il video e parlo anche di Ayurveda e delle mie sensazioni. Ayurveda ha come note di apertura arancia, bergamotto e limone, nel cuore pepe, spezie, iris, violetta e ylang ylang. Sul fondo balsamo del Perù, vetiver, legno di cedro, patchouli e ambra. Allora, il profumo appunto ha un'apertura agrumata, si sente anche nell'ammorbidente, molto piacevole, buona, piacevole, fresca. Questo è un profumo che definirei estivo, anche se è un quattro stagioni. Poi tutta la parte centrale, secondo me, non si sente molto la parte di pepe, di spezie. Io ci sento leggermente la violetta, l'iris e l'ylang ylang, che gli danno una bella cremosità che mi piace. Quindi un'apertura, direi, agrumata e poi la cremosità dell'iris e dell'ylang ylang. Un iris appunto cremoso. E poi rimane sul fondo anche del profumo appunto questa nota, secondo me molto morbida, di sandalo, legno di cedro e di ambra. C'è forse anche, no, tra l'altro il sandalo non c'è neanche, non viene dichiarato, però è un fondo legnoso morbidissimo e ambrato. Il patchouli non si sente, quindi a chi non piace il patchouli questo lo può comprare, diciamo, sicuramente. È un profumo, questo Ayurveda, che come altri sa di spa, di benessere, di relax. È un profumo che anche Stefi Saturnina ha definito zen, e sì, perché regala una grandissima pace. È un profumo che sa di serata di relax. Tra l'altro ho scoperto che questo profumo anche allontana le zanzare, quindi se voi le sere d'estate, quando state sul terrazzo, in balcone, in giardino, e volete tenere lontane le zanzare con qualcosa che non sia la citronella, questo è perfetto. L'ammorbidente è molto buono, lascia i capi veramente profumati, ma direi che il profumo proprio ve lo consiglio, molto buono, non assomiglia a nessun altro, anche se qualcuno lo paragona a Eau de Meraville, però non mi sembra, cioè sono due profumi completamente diversi. Devo dire che appunto per pochi euro si acquista sia l'ammorbidente che un profumo Ayurveda che è buono, piacevole
è anche consigliato per l'estate perché è abbastanza fresco. Io tutte le note appunto pesanti che vengono indicate, come appunto il pepe, le spezie, il patchouli, il balsamo del Perù, non ce le sento. Anzi, poi in asciugatura è molto piacevole, leggermente talcato, dolce, quindi è un profumo perfetto per tutte le stagioni, per dei momenti di relax, ma anche per una serata, perché comunque è un profumo elegante, molto piacevole, anche questo molto morbido, e quindi Ayurveda è super consigliato. Bene, allora, per il momento, anche se avevo già detto una volta e poi non è stato proprio così perché avevo lasciato fuori una serie di profumi, comunque per il momento la carrellata di Tesori d'Oriente, a meno che mi arrivi qualcos'altro o comunque ci siano delle nuove uscite, per il momento finisce qui. Quindi abbiamo concluso appunto questo capitolo, questo libro sui Tesori d'Oriente, che comunque mi è piaciuto insomma fare con voi, scrivere con voi questo libro di Tesori d'Oriente, perché comunque sono profumi low cost che tutti ci possiamo permettere e comunque ci regalano delle emozioni, dei momenti di relax e ci accompagnano anche nella vita di tutti i giorni con grande piacere, perché comunque sono dei profumi che piacciono, ve l'ho detto tante volte, ho indossato profumi molto costosi e nessuno se li filava, e invece i Tesori d'Oriente sempre sono apprezzati. Su di me appunto alcuni non durano moltissimo, devo dire che questi sì, questi Ambra Indiana, Royal Oud Nuovo e Karma e anche in parte Ayurveda mi durano sulla pelle, ma sui vestiti si attaccano tantissimo, li sento veramente tutto il giorno. Naturalmente sulla pelle hanno magari una maggiore evoluzione, appunto il nuovo Royal Oud poi alla fine lascia questa sensazione di pralina e di vaniglia, il Ambra Indiana appunto lascia questo legno ambrato molto delicato, e il Tesori d'Oriente Karma, mi stava cadendo, lascia questa sensazione appunto legnosa, però un legnoso agrumato. Ayurveda invece ha un fondo molto cremoso, legni cremosi, quindi è veramente piacevole anche lui. Basta, non mi dilungo oltre, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Profumizio. Un bacio, ciao ciao con la manina, alla prossima, ciao!